Buongiorno, oggi siamo qua per fare un veloce svuoto alla spesa del Penny Market. Sono appena arrivata e vi farò vedere che cosa ho comprato. Iniziamo subito. Allora, ho preso fagottino cioccolato, questo per il mattino. Sono molto buone queste qui, i tegolini. Poi ho preso le focaccine, queste qui della focaccina alla toscana sono veramente ottime. Ce ne sono tre. In via del carnevale ho già comprato le bugie, chiacchiere come le chiamate, bugie passate al forno. Sono veramente ottime perché sono croccantissime e buone veramente. Ne ho prese due. Poi ho preso del pane in cassetta. Questo quando si arriva alla veloce che c'è da fare un toast, sono sempre molto molto comodi. Dei cracker che a volte non c'è il pane congelato, perché io di solito prendo un po' di pane e lo metto in freezer, a volte quando ce lo dimentichiamo, per alla veloce così prendiamo i cracker e si mangia con i cracker. Ho preso della pastina per minestra, questa qui della Fior di Pasta, molto buona. Ho preso le stelline e i bombonini, però devono essere nell'altra borsa e poi ve li farò vedere. Del formaggio pecorino grattugiato, del latte, io prendo sempre il latte intero, lo preferisco, latte, dovrei averne prese tre, eccolo qua, l'altro, tre latti. Prodotti ve li mostrerò per ultimi. Delle patatine che non possono non mancare per sgranocchiare ogni tanto quando ci viene quell'angurino allo stomaco. Ho preso della purè perché ho un cotechino in casa da dover fare, quindi la purè ci sta sempre bene accompagnata al cotechino. Mi sono presa dei nervetti in insalata, a me piacciono moltissimo, li mangio solo io perché mio marito proprio non gli piacciono, quindi me ne sono presa una maschettina solo per me. Del formaggio, mix di formaggi. Poi delle banane, io ho preso un po' mature perché a me la banana mi piace piuttosto matura, non mi piace verde e quindi l'ho presa già un pochino matura. Delle cipolle che avevo praticamente finito, cipolle di Tropea. Il pane, io prendo sempre di solito le baguette, è veramente buono come pane, croccante, lo fanno sempre fresco praticamente ogni ora lì al Penny Market. Questo lo pago 39 centesimi a baguette, è molto economico ma molto molto buono. Delle arance, in questo periodo non me le faccio mancare perché esco da una brutta influenza e quindi l'arancia fa bene con la vitamina C. Ho preso la pellicola che l'avevo praticamente finita per i cibi. Prosciutto cotto, questo qui della Sapor di Cascina.
fare le focaccine o per mettere nei toast, è veramente buono come prosciutto. L'altra pastina, i bumbunin, che a me piace molto. In questo periodo di freddo io la faccio spesso la minestrina, specialmente alla sera ci piace. Mi dà la sensazione che ti scalda del freddo di tutta la giornata. Poi ho preso dei piatti di plastica che non me li faccio mancare, un po' per Yuki che gli metto il suo pranzo e cena qua, oppure anche per noi a volte quando abbiamo una cena veloce facciamo che prendere i piatti di plastica e vanno sempre bene. Ho preso il patè di tacchino e vitello per il mio topolino peloso. Qua ci siamo. Poi ho preso un po' di prodotti per la casa che avevo quasi finito tutte le scorte e ho preso il liquido lavatrice, questo qui della Essential, che mi trovo molto bene. C'è sia in questa fragranza qui che alla lavanda. A me la lavanda piace pochino, quindi prendo sempre questo qui azzurro. Poi ho preso la crema Cif. Questa la prendo sia per pulire i fornelli, ma la uso anche per quando devo lavare le pentole, perché sì che uso lo sgrassatore per i piatti, ma trovo che quando la pentola è in punta, comunque con il Cif le si sgrassa meglio, quindi io lo uso molto e l'ho preso. Poi ho preso delle spugne, io queste le faccio sempre andare tantissime perché ogni 2 o 3 ne cambio una e quindi non può mancare la scorta, quindi spugne per i piatti. Ho preso il vetril per superfici e vetri che mi ci trovo molto bene, mi piace molto la profumazione che lascia e quindi anche questo in casa non me lo lascio mai mancare. Ho preso il Viacal anticalcare, che ogni volta che lavo il bagno lo passo nel vetro della doccia e diciamo non è proprio ai livelli del Viacal, però se il bagno si lava spesso va benissimo anche questo. Poi ho preso il liquido per i piatti, prendo sempre la confezione quella di grande perché comunque io ne faccio andare parecchio, oltre a metterlo nell'acqua ci bagno sempre, ci bevo sempre la spugna e quindi ce ne va sempre tanto e quindi prendo sempre la confezione grande. E poi ho preso l'ammorbidente, il favoloso, di solito l'ammorbidente prendo sempre quello di marca e vario dal coccolino al vernella al favoloso. Questa fragranza qua la trovo veramente buona e quindi ne ho preso uno anche di questo. Ah, poi c'era anche il dental stick del mio pelosetto che, come vi avevo già detto in un altro svuota spesa, non me lo posso far mancare perché lui me lo cerca sempre ogni fine pasto. E poi dell'acqua. Io compro le bottigliette piccole perché, siccome mi piace l'acqua frizzante, la apro e la finisco. Invece, se prendo quella lì, la bottiglia grande, poi magari rimane 2 giorni, si sgasa e non mi piace molto. E quindi prendo sempre le confezioni piccoline. In questo svuota la spesa, diciamo, vi dico che cosa ho speso oggi. Ho qui il mio bel scontrino. Ho speso 43,18 euro e direi che di cosine ne ho prese parecchie e non ho speso necessariamente granché. Mi ci trovo bene alla Penny come all'Eurospin e quindi niente. Questa è la mia spesa di oggi. Spero che vi sia piaciuto e gradito il mio svuota la spesa e ci diamo appuntamento al prossimo video. Ciao ciao!